prova per Fabio Fognini dopo la vittoria a Monte Carlo al rientro, non delude. Fabio Fognini vince 6-4, 6-3 contro Kyle Edmund e approda al secondo turno del Masters 1000 di Madrid. Un bel Fognini, un grande Fognini, mi è piaciuto davvero, anche per il linguaggio del corpo che comunque ha dimostrato durante il match, che comunque dimostra, comunque si carica quando vince un punto, comunque si rimprovera anche quando sbaglia, comunque sempre dentro la partita, si vede che ci tiene, si carica proprio con la grinta, è un altro Fognini rispetto a quello che vedevamo anche l'anno scorso, anche prima di Monte Carlo, è un altro Fognini, è un Fognini che lotta, è un Fognini che va su ogni palla, è un Fognini, ragazzi, che adesso veramente si vede proprio che tiene alla partita, un attaccamento alla partita che in tutta la sua carriera comunque era venuto meno, aveva dimostrato meno, evidentemente con la maturità anche la solidità mentale è arrivata a suo sostegno, davvero molto molto bene Fognini, mi è piaciuto molto proprio anche per il linguaggio del corpo, proprio per l'atteggiamento che mette in campo Fognini, che a volte aveva fatto discutere magari per atteggiamenti senza voglia, per match regalati contro avversari meno quotati, e invece ragazzi oggi un Fognini che senza neanche strafare comunque batte 6-4-6-3 Edmund, che comunque è un avversario che sulla terra non è esattamente l'ultimo arrivato, lo ricordiamo comunque anche per qualche ottimo match l'anno scorso, sempre sulla terra battuta, dove insidiò comunque Zverev a Roma, tra l'altro quella partita la vidi davvero, insidiò proprio Fognini a Roland Garros, lo portò al quinto set, quindi insomma non è proprio l'ultimo arrivato, invece una bella, bella, bellissima prova da parte di Fabio Fognini, soprattutto con il rovescio poi che incanta, ma anche il dritto meglio del solito, e ecco, è vero, ci sono state tante palle break, una partita comunque in cui anche Fabio Fognini come sempre a servizio non impeccabile, però un ottimo match giocato dal tennista ligure, chissà che davvero non possa arrivare lontano anche in questo torneo, sembra che davvero la vittoria a Monte Carlo l'abbia sbloccato mentalmente, anche si sia tolto di dosso anche certe pressioni, perché comunque prima della vittoria a Monte Carlo in tanti lo dicevano magari eterno perdente o che è bravo soltanto a vincere 250, adesso dopo aver vinto Monte Carlo si è anche un po' rilassato, diciamo, e si è messo l'anima in pace, perché già sa che comunque tra virgolette il suo l'ha fatto, e quindi tutto ciò che verrà adesso è di guadagnato, e quindi può giocare anche senza le ansie che magari aveva prima, e può esprimere davvero il suo grande tennis, perché anche oggi ragazzi a tratti è davvero un Fognini quasi incontenibile per Edmund. Perde invece male Cecchinato, perché vedete ragazzi, Fognini oggi ha fatto il giocatore normale, Cecchinato ha fatto il Fognini, il Fognini versione 1.0, perché un Cecchinato ragazzi che regala così 2-7, cioè comunque ha un problema, secondo me Cecchinato deve prendere un mental coach, perché non è possibile sempre regalare il primo set, è vero che lo faceva Fognini ai primi turni dei tornei, ma Cecchinato lo regala sempre il primo set, e non può succedere sempre il miracolo che vai a ribaltare la partita come è successo a Monte Carlo, come è successo contro Fuchsovics a Monaco, perché non sempre può succedere il miracolo che puoi ribaltare la partita ragazzi, perché è successo due volte, però non può succederti sempre, non può succederti contro Garin, e oggi contro Schwarzman è davvero scarico, troppi blackout e assolutamente non fanno bene, sicuramente non sono regolari per Cecchinato, perché dei blackout così sentirassi la pressione, però insomma dei blackout quasi inspiegabili, perché nel primo set regalarlo così in 20 minuti raccimolando 9 punti contro Schwarzman, ragazzi, cioè neanche fosse Karlovic poi che non riusciva quasi a rispondere al servizio di Schwarzman, cioè non è che Schwarzman sia un battitore chissà quanto affermato, anzi probabilmente ha uno dei servizi più docili del circuito, cioè non è che tutto a un tratto è diventato Karlovic, semplicemente Cecchinato si prende troppe pause, troppi blackout anche prima di entrare nel match, poi dopo aver vinto il secondo set ho detto sta a vedere che non ce la ribalta anche oggi, e invece Cecchinato si prende un altro blackout nel terzo set,
Questi sono dei passaggi a vuoto e a questi livelli li paghi soprattutto con a maggior ragione contro un cagnaccio come Schwarzman. La sconfitta in sé ci poteva stare, è il modo soprattutto con cui è arrivata questa sconfitta che non convince, perché comunque regalare così due set non è sicuramente regolare per Marco Cecchinato, quindi non mi è piaciuto per niente. Lo aspettiamo a Roma, lo aspettiamo a Parigi, lo aspetteremo fino alla fine della stagione sul rosso, ma non mi è piaciuto per nulla Cecchinato e non mi sta piacendo in generale per niente. Neanche a Monte Carlo mi era piaciuto particolarmente e neanche mi è piaciuto a Monaco, quindi speriamo che Cecchinato si metta anche lui l'anima in pace come ha fatto Fognini. Invece nelle prequali la semifinale sarà tra Sinner e Musetti, un match tutto da vedere tra due talenti italiani in rampa di lancio, bellissima la sfida, tra l'altro Sinner ha battuto 6-2, 6-0 Balzerani, mentre Musetti ha battuto 6-2, 6-4 Enrico Dalla Valle, quindi insomma Musetti si guadagna almeno una wild card per le qualificazioni come Sinner, dall'altra parte del tabellone invece se la guadagnano Andrea Basso e Jacopo Berrettini, che in tre set si è sbarazzato di Filippo Baldi, quindi queste semifinali probabilmente saranno decisive per la wild card, per le wild card del main draw che verranno assegnate in caso che Seppi entrasse di diritto, è molto probabile perché Seppi è lì molto vicino ad entrare, quindi è molto probabile che ci siano due wild card provenienti dalle prequalificazioni per il main draw, e quindi insomma se la giocheranno, fatto sta, anche senza pressione probabilmente Sinner e Musetti, perché insomma il paracadute sono le qualificazioni, ben che vada va nel main draw e speriamo ci vadano a questo punto, io spero ci vadano uno tra Sinner e Musetti, qualunque, magari forse meglio Sinner perché potrebbe essere più competitivo in main draw, e dall'altra parte io spero in Jacopo Berrettini magari, che anche questo torneo lo potrebbe, perché è più futuribile di Basso, e questo torneo lo potrebbe quasi anche responsabilizzare e far maturare magari per andare a emulare il suo fratello Matteo. Fatemi sapere voi nei commenti che cosa ne pensate, lasciate una valanga, mi piace al video, condividete questo video e iscrivetevi al canale se ancora non lo avete fatto. Sempre forza a tutti gli italiani e arrivederci ragazzi al prossimo video.